In ascolto, siamo su Quarantenna e il gruppo è sempre quello, Andrea Fiore Group. Quest'oggi è due docenti, quindi praticamente questa è una proposta indocente, quella che vi faccio io. Ci sono due docenti, Giuseppe Masia e Daniele Marano, ma li conosceremo sì nella veste di docente, sono stati tra l'altro ospiti in altre puntate di Quarantenna. Ma non solo nella veste ufficiale, anche in quella che poi rappresenta, diciamo, la loro seconda dimensione, no? Giuseppe Masia è un cabarettista e Daniele Marano suona il contrabbasso, e poi per noi, per la nostra, diciamo, come dire, goduria personale, è il nostro papignonista, cioè nel senso che lui sa fare bene i papillon, ma ci spiega anche, diciamo, un po' la visione della vita secondo lui per tutte le tematiche che noi che possono essere di nostro interesse. Ciao a tutti e due, ciao Giuseppe, ciao Daniele. Ciao, ciao. E allora, dalla Sardegna, siamo Sicilia e Sardegna collegati, e spero che si colleghino altri, perché potenzialmente il gruppo diciamo potenzialmente prevede la partecipazione potenziale, ecco, di persone che fanno parte anche dell'altra parte dell'emisfero, quindi non so che cosa ne capirebbero, soprattutto quando utilizziamo certi vocaboli tra il siculo e il sardo, però io spero che si colleghino anche loro, anche per vedere questo spaccato di vita isolana particolare. Ecco. Allora, io iniziamo allora con qualcosa di serio, una tematica seria, la situazione scolastica oggi, come la vive un docente innanzitutto, e come la vivono gli alunni. Quindi posso anche fare una piccola premessa breve, breve? Io e Giuseppe abbiamo condiviso la stessa scuola, quindi diciamo, quindi conosco abbastanza bene la scuola dove attualmente lavora Giuseppe, al quale io chiedo ovviamente di fare l'ambasciatore, di salutarvi tanto, ma proprio tanto, tutti i colleghi del liceo classico Antonio Gramsci di Olbia. Punti a cavallo, perché praticamente tra Sicilia e Sardegna, essendo stato in Sardegna per parecchi anni, conosci bene anche quella che è la realtà scolastica, quantomeno dell'istituto dove hai insegnato. Ogni tanto durante la ricreazione io e Giuseppe prendevamo il caffè, no? Ma poi Daniele ha lavorato non solo al liceo linguistico, al classico, ma ha lavorato anche perlomeno ad Olbia, nella mia città, anche in altre scuole, giusto? Io ti ho conosciuto a te che lavoravi in un altro istituto, un istituto tecnico. Sì, ad Ozzieri, quando ero Ozzieri. Sì, ma sì. Che cosa è cambiato, ecco, rispetto all'anno scorso? L'anno scorso era tutto normale, la docenza si effettuava in aula, eccetera. Ora è da qualche mese che le cose, diciamo, vanno diversamente. Ecco, Andrea, allora, il cambiamento è, allora, noi se fossimo tutti e tre in questo momento davanti a un bicchiere di birra, un caffè in un locale vis-à-vis, è tutto un altro discorso. Idem, pensa a cosa può essere lavorare, cercare di svolgere il tuo mestiere davanti a un'utenza in un monitor. Cioè, della serie, io lavoro davanti a un monitor. Cioè, io insegno le mie cose, trasmetto la mia esperienza davanti a un monitor. È tutto un altro sistema. Fino a 5-6 anni fa non riuscivo manco quasi ad accendere un computer.
Cioè è una situazione paradossale. Il tema del feedback, perché cioè, quando tu insegni è chiaro che hai bisogno anche del feedback da parte di chi ti ascolta. Ma è questa normale. È una cosa che tu stia vivendo in maniera duplice, anche come cabarettista, no? Cioè, lì non puoi spiegare la tematica della mémoire volontaire di Marcel Proust e la mamma gli porta i ravioli. Io sto spiegando, oppure passa la nonna col folletto. O passa la nonna col folletto. Vivi la dimensione dei tuoi alunni. Poi tu entri magari in un trilocale, mi spiego, non dobbiamo pensare che gli alunni abbiano tutti gli spazi di questo mondo. Ti addentri in una realtà diversa da quella che tu ti immagini, perché entri a casa loro. È tutto un altro sistema. Ci può essere l'alunno che magari mette la sua fotografia nel monitor, e magari, oppure tiene la connessione aperta, poi va a fare le sue cose. Alcuni chiedono di andare al bagno. Quindi più elementi di dispersione, più elementi di distrazione, più come dire, possibilità di sfuggire per chi ama sfuggire. La cosa più assurda è che noi, tra virgolette, il nostro mestiere, senza la figura del docente non esisterebbe niente. Voglio dire, non esisterebbe l'ingegnere, l'operaio, nessuno. Quindi noi in teoria dobbiamo plasmare le menti dei nostri ragazzi e che rappresentano il futuro della nostra terra, della nostra Italia, del mondo. Quindi tu ti metti in una condizione per cui tutto quello che tu puoi trasmettere non lo puoi fare. Quindi loro assimilano un quarto di quello che tu gli puoi dare, a discapito della loro preparazione. Questo è il problema, purtroppo. Quindi allora, sono impossibilitato. Tu come la stai vivendo, Daniele, questa situazione? Allora, l'amministrazione, diciamo che il 24 settembre, per un mese ho fatto didattica insieme alle classi, ovviamente premunito di tutto, con la mascherina, con gli strumenti per sanificare. Ogni volta a cambio dell'ora creavo la trincea per evitare eventuali contagi e cose succede. Quando si entrava ti controllava la temperatura, tutto. Cioè, devo dire che da questo punto di vista, dal punto di vista organizzativo, si è lavorato bene, non ci sono state grandissime situazioni. Poi dal 24 in poi siamo ritornati come la prima. All'inizio è stato molto duro, perché soprattutto gli ultimi mesi sono stati più duri in assoluto, anche perché pensavo che stare poi davanti a un monitor, stare davanti a un monitor ti stanca tantissimo. A me l'attenzione se ne va per la tangente, praticamente. Se tu immagini questi ragazzi, infatti, abbiamo anche un orario un po' particolare rispetto all'orario classico dell'attività didattica, quando tu sei di presenza, no? Allora ricordo che si sono verificate situazioni di didattica mista, perché c'è stato un caso in cui uno studente ha avuto un contatto con un suo compagno che risultava essere positivo. Allora, per precauzione, l'hanno mandato, insomma, a casa, e allora c'era la classe presente, lui virtuale, no? E dovevo spiegare in classe, c'è questa situazione un po', diciamo, particolare. Per il resto, io ho cercato di trarre profitto dalle. Ho capito che l'unico modo, o almeno uno dei pochissimi modi per cui tu possa avere, dico, un minimo di, diciamo, di oggettività, è quello di assegnare degli elaborati, di assegnare dei compiti, e poi, oltre a leggere, a commentare, a farli ripetere. Più o meno un metodo che più o meno adottano gli scolastici, no? Cioè, tu puoi leggere un brano, loro devono analizzare, devono risolvere e così via. Allora tu capivi che chi l'aveva fatto per conto suo e lo elaborava in maniera autonoma, chi ripeteva tutto quello che aveva studiato meccanicamente, allora capivi che c'era il classico studente che faceva lo sgombolo, chi addirittura non capiva nemmeno le cose che aveva scritto. Cose divertenti. Varie, diciamo, una gaussiana. E io dicevo questo, cosa vuol dire silenzio? Scusami, tu hai scritto questo, no? Sì, ma cosa vuol dire?
Silenzio. Allora capivi perché De Chirico andava a fare un proprio sacco, no? Quindi più o meno diciamo che è stato questo. Poi non lo so, ogni tanto. Quindi Daniele, strumento in modalità che cambia, però diciamo, l'insegnante le escogita tutte poi per controllare e verificare, perché altrimenti... Ma è sempre una verifica che lascia il tempo che trova. Eh? Il non fare, cioè i ragazzi che praticano il non fare in classe, pensa a quanto può essere enfatizzato e portato al cubo quando hai davanti un monitor, e comunque, cioè quelli che in classe non lavoravano continuano a non farlo adesso. Magari qualcuno che lascia il fermo immagine, lascia il fermo immagine. No, ma a prescindere da quello, nei furti di opere d'arte ti registrano un po' la chi non lavorava in classe, chi non lavorava in classe continua a lavorare ancora, quindi è ancora più difficoltoso per loro. Anche perché la ministra a suo tempo disse che comunque i ragazzi devono starsene tranquilli, perché non avrebbero rischiato niente. Voglio dire, tanto la promozione era assicurata. Io tuttora mi ritrovo alunni con debiti formativi che non... Anche il primo periodo che eravamo in presenza con la mascherina, non si sono fatti mica avanti per saldare il debito, assolutamente. Hanno continuato ad agire allo stesso modo, poi ci hanno nuovamente rinchiusi in caccia, quindi questi li ho persi completamente. È molto pericoloso dare queste assicurazioni prima... Sì, infatti. Poi io credo che facciano male, notizie contraddittorie. Non ha senso dire dopo l'Immacolata si ritorna in classe e poi dopo ci sono le festività di Natale, poi dopo no, eventualmente, cioè non c'è una linea, non si capisce che cosa si vuole fare. Questo anche è a disorientamento. Perché forse la filosofia del governo era di far arrivare in classe i ragazzi col monopattino. Cioè, non si sono preoccupati di... Con l'immunopattino. Non si sono preoccupati di dire, ok, d'accordo, l'assembramento si crea nei pullman, negli autobus. A quello non in classe, perché in classe ci sono le regole, per cui ci sono le debite distanze. Io faccio parte del consiglio d'istituto del liceo Gramsci e vi garantisco che ho votato a favore della mascherina fissa dal primo giorno di scuola, anche se il ministro, l'allenatore dell'Inter, come si chiama? Antonio Conte. Anche se il presidente diceva appunto che la mascherina potevi levarla in classe, a meno che non ti ha... No, la mascherina no, la teniamo in Sardegna. La teniamo, il passamontagna ci mettiamo noi. Anzi, la maschera dei mammutoner mi metto io. Quella perché, è l'idea. Perché non mi già il sardo non si fida di nessuno. Figurati del Covid quando ti puoi fidare. Quindi a quel punto ci armiamo. A me risulta che tu, almeno quando c'era la fisicità della lezione, no? Di tanto in tanto ti fermavi, non era l'ora d'aria, ma il minuto, i due minuti, i cinque minuti d'aria in cui magari forza, la mia palestra, la mia forma mentis, la mia allenamento è il discorso che secondo me un docente in classe deve avere un po' di teatralità con i suoi alunni, deve cercare di rendere il più possibile accessibile e amabile quello che deve fare, cioè ludendo docere, cioè tu, i tuoi alunni, io quando entro in classe mi diverto, io entro in classe e mi diverto perché non vedo l'ora di vederli, addirittura affogo le mie paranoie a casa o i problemi a scuola me li dimentico, perché in classe con i miei alunni mi diverto, ho piacere di vederli, quindi quando li vedo, per me la classe è come un grande fratello, devi tirar fuori da ogni tuo alunno quello che lui è dentro. Cioè, il fatto che abbia attitudine allo sport, alla musica, ad altre cose. Cioè, i miei alunni, il fatto che il professore di educazione fisica non sa che c'è un'alunna che è campionessa sarda del tiro all'arco, cioè io mi metto a piangere. Voglio dire, devi sapere, io a scuola organizzo, per esempio, si chiama le Grand Finale, che sarebbe tutte le eccellenze musicali della mia scuola si esibiscono alla fine dell'anno in un concerto, quindi abbiamo l'arco traverso, voglio dire il flauto traverso, l'arpeggio, i cantanti che li ho fatti cantare in inglese, in francese, in spagnolo, in tedesco è un casino perché Einstein, Polizain e basta, non sanno un cazzo, cioè voglio dire, e poi tedeschi, anche la collega di tedesco non era molto contenta che io mi mettessi lì a recitare, perché io volevo che adesso un'alunna che recitasse seriamente
un pezzo in tedesco e a fianco l'altra alunna che lo traducesse col sorriso, come per dire, fa un po' paura il testo, però in effetti non è proprio così. Non vuoi, no, perché lo deve sapere, vabbè, tedesco fuori dal coglione. A quel punto, organizzato alla fine del... Io da gennaio fino a maggio facevo il pomeriggio, gli studenti venivano a scuola con lo strumento musicale, non con lo zainetto. Quindi venivano a scuola per suonare, per tutti bravi poi. La ragazzina che voleva fare il pezzo da solo col pianoforte gli diceva no, non sei capace, abbi pazienza, tu mi fai gli stacchetti tra un cantante e l'altro, perché io ci tenevo a fare la mia porca figura anche, perché comunque il palco un po' lo conosco. E quindi... No, ti dicevo, la prova dell'arpeggio è molto lunga, proprio noiosissima, non finisce mai, perché proprio arpeggio non c'è mai fine. Sì, no, no, ma io volevo che la riuscita dello spettacolo ce l'avevo già in testa dall'inizio del concerto, quindi arrivavano i genitori, poi l'ho fatto il pomeriggio. Perché il pomeriggio? Perché la mattina, se tu canti la canzone di Frank Sinatra, perché c'era l'alunno fissato con Frank Sinatra, la mattina si mettono a ridere i ragazzi, quindi il pomeriggio è una sorta di recita, come all'asilo, no? Quindi venivano i genitori, i professori, e naturalmente c'era una calma, un silenzio, veramente un lavoro. La presa non sapeva da che parte ringraziarmi. I genitori lo stesso, bravissimi. E io presentavo, avevo a fianco a me le vallette, che erano due mie alunne, che mi facevano, che presentavano, è veramente uno spettacolo coi fiocchi. Io la scuola la vivo anche così, voglio dire, se no una noia. Il collega mi fa, salendo le scale, il collega di filosofia, perché poi abbiamo anche naturalmente gli intellettuali nella scuola, cioè ne vogliamo parlare, mi fa, ma tu perché hai sempre il sorriso quando vai a scuola? perché io già in sala professori si era creata la capannella intorno a me, sparando cazzate dalle 8 del mattino, perché devi entrare a scuola così? Questo poi il tuo lavoro lo sai fare. Noi siamo gente che ha fatto la gavetta a scuola, che ha saputo studiare per raggiungere certi obiettivi. Quindi, se io ho la verve di far ridere, di scherzare, io la porto in classe, i miei alunni si divertono. Giuseppe, ma a proposito di eccellenze musicali, io ti volevo coinvolgere in qualcosa, non so, qualcosa che leghi nord e sud, me ne aveva accennato prima. Si può fare. Guarda, casualmente ti trovi una chitarra accanto. Sì, io ho pensato, se non mi disturba la cuffia, la levo. No, così va. Potrebbe andare bene. E ho pensato una canzone, ho pensato magari al napoletano, no? Che non gli piace tanto la polenta. Non ama la polenta. È un piatto troppo pesante per me. Troppo pesante, quindi a quel punto ho pensato a un brano di... Attenzione, c'è qualcosa che... c'è un eco, si crea un eco, c'è forse delle casse un po' alte... non lo so. Forse Daniele, che tu stai ascoltando con le casse? Io? Se no faccio come faccio. Forse Daniele, se no faccio così. Levo le cuffie ora? Questo no, va bene così, va benissimo. Colleghiamo questo pezzo d'autore. Oh, voglio pensato una canzone che non può farsi Salvini. Una canzone che a me la polenta non mi piace proprio per niente. La polenta non è buona, la polenta a colazione, la polenta a pranzo e cena, molto meglio mozzarella, i friarelli e sfuggitella. Oh, non mi piace la polenta per niente. Ma a te, la polenta non mi piace. La polenta col cinghiale o con i frutti di mare.
cosca mozza, la mattina uno si sforza, fa la cacca e si fa male. Non mi piace questa, perché non ci parla Matteo operatore. Nel frattempo è entrato anche il turbo Daniele col contrabbasso. Solo. Perché dovete sapere che il professor Marano suona il basso. Sì, papà, sono staccati. Sì. Ero un po' disturbato, però insomma. Sì. Daniele, ti ho visto anche l'altro giorno suonare con l'archetto. Sì, ho provato. Ma è più difficile, vero? No, questo è un archetto tedesco. Perché c'è l'archetto tedesco, non è difficile in sé per sé. Il problema è devi farlo più dritto possibile e poi la tecnica. E devi dare comandi in tedesco come per il pastore tedesco. Infatti vedi come fai a gutturare questi armonici. Tu vuoi fare così. Si può fare. Un po' più tetro, però ti aspetteresti proprio dietro la tenda della doccia un pugnato zin, zin, zin. La parte del caso sono arti, sono violoncelli, non è proprio contrabbasso. Perché la mano destra ce l'hai sciolta, no? E quindi a quel punto sì, perché mi hanno fatto lavorare. Il mio maestro mi fa lavorare, un ottimo maestro, ha pazienza con me e poi lo faccio impazzire poverino. A quante lezioni fai a settimana? A parte questo, lo utilizzo anche nelle mie lezioni. Per esempio, ieri per parlare della regola e della sintesi di Cartesio, dico sempre, bisogna partire prima dai concetti semplici a quelli più complessi. Io ho fatto un esempio, dice quello strumento. All'inizio devo fare cose più semplici, c'è la scala di Do, e poi c'è più complessa, e poi sempre più complessa. E quindi più o meno cercavo di catturarli con l'attenzione. Poi, insomma, ogni tanto. Daniele, ma ascoltami, tu che chiaramente sei dentro alla materia, noi lo siamo un po' meno. Ma ecco, di solito quando ci sono situazioni di questo tipo c'è il famoso detto antico che funziona sempre, prendiamola con filosofia, no? Allora io dico che dietro a questo detto qualcosa di vero c'è. Che cosa significa prendiamola con filosofia? Cioè, forse ci riferisce al fatto che si dice essenzialmente alla scuola stoica secondo la quale è inutile, diciamo, prendersela con il mondo, è inutile, diciamo, per esempio succede un fatto spiacevole, perché ce la dobbiamo prendere, non dobbiamo accettare il mondo così com'è, più o meno come dicono gli islamici, si è fatta la volontà di Dio, si è fatta quello che diciamo anche noi. Allora è un atteggiamento un po' fatalista, no? Cioè l'antico, sì, l'antico filosofo diceva, cioè, è inutile se il fiume è impetuoso, è inutile che io cerco di nuotare come il salmone, tanto non ce la farò mai, tanto vale che mi faccio trascinare, sto allegro e me la godo, cioè fino alle cascate, no? Cioè, quindi, è un po' fatalista, invece qualche impostazione più reattiva, ecco, magari prendiamo l'epicureismo, per esempio, l'edonismo, la ricerca del piacere, nel senso in tutti i sensi, no? La ricerca del piacere come momento in cui, diciamo, si stacca e si cerca di raggiungere la felicità, perché poi in fondo è un tema abbastanza complesso che dobbiamo annoiare. E poi in fondo si occupa tutti i campi, si occupa di scienza, che so, il metodo sperimentale di Galilei. Sì. Oppure per esempio questo, la scienza secondo Aristotele, si occupa di etica, il bello, il buono, il giusto, si occupa di politica, per esempio che so, i diritti, oppure per esempio questo, il giornaturalismo, si occupa che so, in che mondo l'uomo può conoscere, e quindi che so, se la conoscenza sia per l'esperienza oppure la conoscenza è innata, cioè, è un dibattito continuo. Il problema di fondo è che magari devi cercare di essere meno pedante possibile, o meglio ancora, soprattutto in un contesto del genere, come che so, parlando in un monitor, devi cercare di affrontare dei temi in maniera un po' più leggera. Infatti,
per esempio, soprattutto con alcune classi, io sto parlando dei tempi, dei problemi che non ha punto di vista storico, storico-filosofico. Per esempio, che so, tu ti ricordi al liceo, che so, quando avevi, quando c'era la filosofia, sicuramente ti spiegavo, per esempio, su Aristotele, dove è nato Aristotele, quando è nato Aristotele, che libro ha scritto Aristotele, e così via. Oppure che ha fatto Tizio, che è sembrato, che è poi una presentazione un po' storica. Per esempio, che so, su alcuni temi, su alcuni concetti filosofici, cerco di fare raffronto con alcuni autori, anche per fare una sorta di collegamento, cioè di abito a collegarsi, però insomma è sempre un po' poco, perché ci vuole sempre un rapporto storico, e i tempi sono quelli che sono, lo sto vedendo ora, soprattutto quando sono con le quinte. Vabbè, poi per il resto, la fase di allegria, di divertimento, di... secondo me... E poi... Secondo me, Daniele, Andrea, bisogna affogare tutto alla fine nell'alcol. Nell'alcol, nell'alcol. Sì, ti devi circondare di persone per bere. Vabbè, il dionisiaco, no? Il modo nell'alcol va sempre bene. Una persona di studio. Scusate, mi dico anche per dire, per esempio... Le tue divagazioni filosofiche, cazzo. Io mi sono permesso oggi di proporre dei proverbi legati proprio al culto pantagruelico del divertimento, del bere, da fare, ecco, il bere prima di tutto, perché il bere trionferà sempre sul male. Ricordate? Il bere è meglio. Sempre. Per esempio, proverbi, a carnevale bevo come un animale. Già da un Natale con i tuoi bevi con chi vuoi, anno nuovo vino nuovo, vino Sardegna con l'anno nuovo sempre il vino nuovo, sempre Bacco, tabacco e Venere mi faccio in cenere, sempre. Sono proverbi che buon vino non menta, per esempio. No, bevi il vino, la menta cosa cavo, non ti ubriaca, la menta proprio non ti ubriaca. Ok, bisogna affogare proprio il tutto nel divertimento. Campa cavallo che whisky mi sballo, per esempio, a whisky mi sballo, cielo a pecorelle, birra a catinelle, vino al volante, rischio la patente, e lì devi stare attento. Meglio sardi che mai. Anche questo è un proverbio. Non tutti i vini vengono per cuocere. Ce ne sono alcuni, per esempio, che li fanno ma non sanno di niente. Non c'è due senza Dreher, per esempio. Cioè, sono cose, per esempio, paese che va, embriaghera che trovi. Noi quando ci siamo e giriamo i paesi, c'è sempre qualcun bicchiere pronto che ti aspetta. In questo momento mi è venuto in mente il vino Meritas. Il vino Meritas. Vino Meritas è bello lo stesso, anche. Che ne so, bene chi beve fino all'ultimo. Giuseppe, avevi pensato tra una Moretti e una Poretti, cosa ci può essere? Perché c'è la Moretti e c'è anche la Poretti. La Poretti, non lo so cosa ci può essere. La Poretti è per quelli che non se la possono mantenere, Poretti. La Moretti è quella più, insomma. Sì, ma poi c'è anche il detto, per esempio, tra moglie e marito un goccio di mirto, per esempio. Ci vuole sempre alla fine, quando chiudi la giornata, per Natale e per Capodanno bisogna baciarsi sotto il whisky e poi un bicchiere al giorno leva il medico di torno, non è la mela che... non è la mela, no. Infatti io volevo cantare, se non vi disturba. Sono connario, bevo la birra come un dromedario, mi alzo al mattino, fiasco di vino e verso sera, grande imbriachera, ed ogni giorno quando arrivo dentro il mio zilleri, quelli seduti si alzano tutti in piedi. Sono connario, un giorno l'han detto al notiziario, che non trovando vino in cantina, mi son bevuto la varechina. Leviamo in alto i calici e beviamo vino novello, cantiamo tutti quanti uno stornello. Al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, a bere, al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, a bere, al bar. E questa è la canzone di Connario l'imbriacone, e questa è la canzone di Connario l'imbriacone.
personaggio che si chiamasse Al Bar a Bere. Al Bar a Bere si chiamava sta canzone. Al Bar a Bere, per drammatizzare Al Bar a Bere. Al Bar a Bere. Al Bar a Bere. Ecco, abbiamo raggiunto una certa gradazione. Questo sì, questo sì. Io non posso permettere di fare imbriacheri perché, tra altre cose, devo ricordare a tutti che tra i tanti hobby, oltre la musica, la fotografia, c'erano anche gli scacchi. E sicuramente avete sentito parlare della regina degli scacchi. Sì, sì. Che è un, diciamo che uno, che uno, che un, una altro, serie. La serie, se devo parlare, sta andando su Netflix. Io ho avuto modo di vederla. Com'è? È veramente fatto bene. Mi hanno parlato tutti bene, effettivamente, ma è solo per gli addetti ai lavori oppure lo si può vedere tutti? Il fenomeno, la cosa più interessante è che, e questo l'ho avuto, diciamo, mi è capitato nel periodo scolastico. Allora, una premessa fondamentale. L'anno scorso, insieme al presidente, l'ex presidente del Circolo di Scacchi di Giarre, ex presidente emerito anche del Comitato Regionale Siciliano, abbiamo organizzato al Liceo Classico Michele Amari di Giarre un corso di scacchi, un discreto successo. Sì. Non in maniera eccezionale, ovviamente, però è la prima volta, il primo anno dopo tanti anni che si faceva una cosa del genere. Cosa è accaduto? Ovviamente la pandemia, per fortuna abbiamo finito prima la pandemia, però insomma ovviamente ci sono anche tutta una serie di problemi a fare il corso di scacchi. Tra l'altro anche nel liceo di Giuseppe so che si stanno dando da fare parecchio per quanto riguarda l'attività scacchistica. Sì. E cosa è successo? È successo che un giorno mi è stato detto: professore, ma lei si deve parlare di regina degli scacchi? Cioè, così lo si deve parlare, e ne parlavano bene. Chi ne parlava era completamente digiuno, insomma, non conosceva assolutamente. In effetti, se tu la vedi, anche chi non conosce il gioco riesce a seguire, perché al di là del fatto che tu vedi sì quelli che giocano, che muovono anche i pezzi, e anche vedi una situazione tutto sommato anche abbastanza accettabile, perché c'è la consulenza addirittura dell'ex campione del mondo Kasparov in questo sceneggiato. La storia è fluida. Non facciamo spoiler, mi raccomando. No, niente spoiler, la storia è fluida. Dovrebbe finire con lo scacco matto, però vabbè, dai. Quello è giusto, così. Però la storia è fluida, io ovviamente non sto potendo nessuno spoiler perché... Però voglio dire, è interessante perché soprattutto... ha colpito il pubblico femminile, cioè, e mi sono accorto che soprattutto le ragazze hanno visto questo sceneggiato e sono rimaste entusiaste. E tra l'altro, visto che lo scacchismo femminile non ha certamente lo stesso peso dello scacchismo maschile, ha avuto un boom mondiale al punto che la campionessa mondiale degli scacchi da Polga sostiene la tesi, questo è un augurio per Natale, alle vostre figlie regalate una scacchiera per Natale. Quindi sicuramente un rilancio del gioco degli scacchi, perché qualora ne avesse bisogno, perché è un gioco famosissimo chiaramente, però sicuramente questo sceneggiato, questa serie TV alimenterà nuove passioni per questo gioco. Pensa che è addirittura superato per popolarità il famoso match tra Fischer e Spassky del 72. Sì. Io mi ero riproposto di vederlo, però aspettavo una spinta in più e me la stai dando tu, effettivamente. No, io consiglio di vederlo, e chiunque, credo chiunque, anche se magari non può conoscere le regole, però non conosce ovviamente le strategie e le tattiche, può seguirlo. Cioè non è assolutamente complesso. Anzi, nei momenti tipici, c'è una tendenza anche, voglio dire, a rendere per esempio una spettacolarizzazione, per cui diciamo chi lo segue rimane avvinto, soprattutto poi dalla personalità dell'attrice, che secondo me è stata una scelta molto azzeccata, era calata molto bene nella parte. E la cosa più interessante, lei prima non sapeva completamente giocare a scacchi, quindi l'attrice è veramente molto, molto brava. Sì, no, capisco, quindi già è entrata più che nel personaggio, cioè è entrata nel gioco, nelle regole del gioco, nella filosofia del gioco in pratica. È entrata benissimo, è entrata nel personaggio,
e soprattutto poi ha dato anche una certa leggerezza al personaggio, che in realtà è un personaggio abbastanza complesso, però una certa leggerezza, per cui in un certo senso, e credo che quello che abbia colpito molto le ragazze, e poi una domanda, ma come si trova una ragazza davanti a tutti i giocatori che sono tutti uomini? Per me è un gioco. Per me è un gioco, infatti. Gli uomini che si possono distrarre. Si possono distrarre, al contrario, viceversa. Una volta mi ricordo il successo. Quando una ragazza c'è, ti distrae. Una volta mi ricordo a Monti che c'era una maestra internazionale femminile che aveva una gonna vertiginosa e c'era un giocatore di Sassari che ho giocato, bravissima persona, bravissimo, stava giocando, tu vedi questo sei con giacca e cravatta e questa ricade con la tutte sono tutti nessuno guardava la posizione, tutti guardavano lei e lei ovviamente l'ha massacrato. A quel punto tutti che si vogliono fare la regina è un top del gioco. Allora ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa puntata. Poi magari farò una domanda finale a Daniele. Mi volevo un attimino confermare con Giuseppe. Giuseppe, tu hai qualche altra cosa nel repertorio che vuoi? Guarda, io avrei anche... Abbiamo passato... adesso non voglio dire parolacce, per carità, voglio dire un 2020 di merda. Sì, ecco, no, infatti... Non era proprio qui a questo punto. All'oroscopo del 2021, vedere cosa si può prevedere. Siamo tutto orecchio. Ariete, Io segno. Una messa a dare al prete perché voi non ci sarete. Molto bene, a posto. Gli ariete, cosa stanno toccando in questo momento? Toro, perderete anche il lavoro. Bene. E chi ancora non ce l'ha, forse mai ne troverà. Pure. Quindi già vi stai dando una certezza. Gemelli, se chiudete gli sportelli, state attenti ai polpastrelli. Attenzione, i portelloni non si incastino. Di Marone. Cancro, basta la parola. Andiamo avanti. Ci fermiamo. Terribile. Un leone. In inverno depressione quasi tutta la stagione. Come arriva primavera, l'epatite, poi il colera. Ehi. Finalmente poi l'estate, mal di testa e cataratte. E in autunno, un imprevisto, ti ritrovi a chi l'ha visto. Sul leone ti sei soffermato particolarmente. Ci sarà qualche amicizia in particolare che hai voluto massacrare? Vergine. La tua figlia, tua figliola, in gita in Francia, ne ritorna con la pancia. Molto bene, quindi già... Brufoloni sulla guancia, cagarella e mal di pancia. Questa previsione 2021. Scorpione, t'hai mangiato il polpettone, uova fritte e peperone. Corri in bagno, poverino, e ci lasci l'intestino. Può succedere. Sagittario, in famiglia gran casino, discussioni dal mattino. Al calare della notte, calci, pugni e ossa rotte. Questo è Sagittario. Capricorno, le tue palle cotte al forno e le orecchie a contorno. Ok? Quindi avrà... potrà tendere forse l'acquario è quello che va meglio. Fai l'amore con zio Mario. Acquario. Perché zio Mario? Non lo so, zio Mario. Fai l'amore con zio Mario. Zio Mario. Infine, è un po' ambigua questa cosa. Oh, vabbè, insomma, e infine pesci, attento con chi esci. Ricorda di cambiare l'acqua. Un po' così. Se poi invece cambia tutta la situazione, tutta un'allegria. Raccomando, non dite a nessuno che siete positivi. Certo, no, negativi bisogna essere sempre negativi. Al massimo.
Infatti, chiaramente parlando, il negativo è fondamentale per essere positivo. Guarda, ho detto, allora, oggi sono negativo. A lei una notizia positiva. Certo, è bello, sono negativo. Una opinione al nostro papillonista, diciamo, in chiusura di trasmissione. Allora, vabbè, insomma, un po' una battuta, però. Battuta? Vedi tu come districarti. Come mi posso districare? Che vi posso dire? Fa più male. Questo è proprio al Marzullo. Fa più male il virus o l'idea del virus? Perché siamo nella filosofia, no? Quindi Epicurea, questo è Epicurea. Cioè, Epicurea no, comunque, vabbè, insomma. Dai platonica, come la vogliamo dire? Possiamo dire un esempio che so, l'importante è che lo chiamiamo virus. Virus, il virus. Quindi, cosa fa peggio, secondo me? Cosa fa più male? Forse il virus in sé, oppure l'idea che ci facciamo del virus, le preoccupazioni, dal punto di vista psicologico, ci serve qua un supporto del filosofo. Uno che dice virus è da psicopatologia della vita quotidiana. Non ha capito niente, però vabbè, no. quello già lo mettiamo. Ogni riferimento a persone e cose ovviamente è puramente casuale. Casuale o causale. No, quello può essere causale e casuale, casualmente quindi, che una causalità. Quindi secondo te veramente cosa fa più rabbrividire, il virus in sé oppure tutto quello che c'è intorno? L'atteggiamento delle persone, il fatto che molti lo neghino, molti se ne freghino, molti vadano a mascherina abbassata, cioè cosa che fa più male? A me, secondo me sì, in fondo l'incoscienza, quello sì. Cercare di essere più attenti possibile, poi cercare di non farsi beccare. La filosofia della vita è questa pratica, cioè alla fine quindi il consiglio che dai tu è cercare di stare effettivamente più attenti, cioè di alzare il più possibile. Io porto sempre la maschera, quella che mi dà maggiore protezione. Certo, ogni tanto vado in apnea, quando per esempio faccio il giro alla Villa Pantano, si chiama Villa Pantano, io aggiungerei una cosa, cioè alzare il livello dell'attenzione, ma anche abbassare il livello delle aspettative, cioè nel senso, se io mi aspetto tanto per questo Natale, voglio fare io rimarrò frustrato, ci starò male. È la stessa cosa se mi aspetto tanto fino a quando arriverà il vaccino del 2021, cioè io dico alzare l'attenzione ma anche abbassare le aspettative, cioè io non posso aspettarmi di fare il giro del mondo, di andare in Giappone, di andare in Cina, di fare, cioè, di fare la festa con 100.000 persone, quindi abbassare anche delle aspettative per non avere poi grosse frustrazioni poi credo anche un'altra cosa, ormai credo che è inutile cercare di accelerare i tempi. Tanto le cose quando verranno i momenti migliori ti dimenticherai di questo periodo, quindi meglio accettare insomma questa situazione stoicamente e poi diventare epicureicamente. Aspetta anche a noi, no, cercare di drammatizzare, cioè la dirigente della mia scuola non può, il medico referente della mia scuola, il medico, sapete come si chiama di cognome? No. Tamponi. Tamponi. Sarà usato e abusato. Un altro medico, no? Cerchiamo anche noi di essere un attimino, voglio dire. È sempre un personaggio di fumetti. Un medico con un cognome diverso, anche per drammatizzare, non anche il medico, capito? Dottor Tamponi. Ditemi voi, se è una cosa logica questa. Anche noi. Ma poi lo maneggiano anche con cura, cercano di evitare proprio il contatto. Ripeto, cerchiamo anche noi di drammatizzare, di cercare altre cose, non pensare sempre a, cioè, perché ci facciamo male da soli poi. Bene, noi siamo arrivati alla chiusura, 45 minuti all'inizio, siamo arrivati alla chiusura anche di questa puntata, nella quale abbiamo parlato di tantissime cose, abbiamo parlato
di sistema scolastico, abbiamo parlato di cabaret, abbiamo parlato di contrabbasso, abbiamo parlato di filosofia, abbiamo parlato di serie televisiva, abbiamo parlato appunto della serie che sta andando su Netflix. Dimmi Daniele. Consiglio di vederla anche a coloro che non sanno giocare a scacchi, la troveranno molto interessante. Quindi, davvero tantissime cose, tantissimi argomenti, quindi chi avrà voglia di rivedere questa puntata la troverà su Facebook postata, ma la troverà anche su YouTube, e quindi potrà essere fruita in qualsiasi momento. Io ringrazio Giuseppe Masia, ringrazio Daniele Morano e chiudo con la nostra sigla, che è un brano famosissimo dei Rolling Stones. Be free, but you come right.